tra le verdure estive ce n'è una che mi piace particolarmente tanto e solo in estate si può mangiare e lo dovete mangiare solamente anche voi in estate. I fagiolini corallo, ma che cosa sono? Sono un burro, come dicono a Roma, un burro. Allora, mi raccomando, come si puliscono? Guardate, così tolgo la parte questa qui dove si attacca la pianta. E questa qui, se volete, la potete lasciare senza nessun problema. Ma quando si devono comprare i fagioli di corallo? Solamente adesso, luglio, agosto, basta. E in questo momento sono buonissimi, teneri, morbidi, non sono fibrosi, così se proprio si sciolgono in bocca. Ma come li facciamo? Prima li scottiamo. Acqua in piena ebollizione, salata, li metto a cuocere. Per quanto tempo? Non c'è tempo, devo assaggiare. Provare sempre, sempre. Quindi, un paio di minuti. A me piacciono moltissimo, no, bolliti e basta. Mi piacciono il pomodoretto, aglio, cipolla, basilico e pomodoro. Sono passati 5 minuti, prendo quello più grande, voi dovete prendere il fagiolo corallo più grande, no? Così siamo sicuri che tutti gli altri sono cotti. Guardate, allora io vi dico la verità. Su questi li voglio cotti, no croccanti, così, non stracotti ma cotti. Allora, sentiamo qua. Perfetto. Allora, tiro su, fuori dall'acqua. Guardate che belli. Colore bello, perché non ho messo il coperchio. Come tutte le verdure, quando le sbollentate, mi raccomando, no coperchio. Ragazzi, ci dobbiamo mangiare roba buona. La roba buona. Adesso iniziamo con il ripasso. Allora, cipolla. La cipolla ci deve stare, è tanta, tanta proprio, ok? Quindi cipolla tanto sottile, l'olio. Allora, se pensiamo alla campagna, alle verdure, a queste cose così, magari vi viene in mente. O Lazio o Toscana, stavolta Giorgio Franci, olio pazzesco, Villa Magra. Allora, olio abbondante, perché qua poi vi dico la ricetta qual è, perché non è solo un contorno, può essere... Per chi è vegetariano, un piatto unico. Adesso vi dico come. Adesso metto due spicchi d'aglio, così. Poi metto la cipolla, così. Bella. Ah, guardate qua che roba. Bella, fresca, quella bianca. Che è proprio saporita, gustosa, freschissima. Ma poi puzzo. Ma dove puzzate? È un dolce questo. Io metto un altro po', guarda un po' te. Tieni, vai. Alziamo di nuovo. Poi pomodoro. Taglio la parte estrema questa qui e a dadini così, ecco così, a dadoni più che a dadini. Dai Roma, che mi mangia? Roma, bella! Guarda che meraviglia, la cipolletta, pomodoro, che poesia ragazzi, l'odore di zucchero, dei pomodori maturi dell'estate, della vita. Vado con, vai, i fagioli corallo, sale! Perché no? Un po' di sale ci vuole. Così. Pepe o peperoncino. Queste sono scuole di pensiero, no? Ah, pepe nero. Allora, giro bene. Basilico. Allora, vado così. Metto un bel coperchio. Abbasso, perché dobbiamo fare... Dobbiamo fare l'amore. Pomodori e fagioline e cipolle e aglio e basilico e olio. Dobbiamo fare l'amore. Quindi lasciamo stare tranquillamente da soli una diecina di minuti, ok? 10 minuti vi faccio vedere come viene questa ricetta. Ogni tanto una giratina ci vuole, a me meraviglia, bello. Sono passati 10 minuti, il profumo è eccezionale. Io metto un altro po' di basilico alla fine, così diamo un po' più di freschezza. Eccola qua, che meraviglia. Anche la musica sta benissimo. Adesso, l'ultima girata, spengo tutto. E poi, voi avete visto, durante tutta la ricetta, sto bel di Dio, questo pane napoletano. Vado subito con la fetta, quella giusta, quello cotto a legna, quello... con l'odorino un po' acidulo, capito? Quello giusto. Adesso, forchetta, perché questi chiamano questo, perché guardate,
guardate qua, a me gli occhi, please, qua, questo va intinto in questa maniera, poi va messo il pomodoretto così, la cipolletta che fai, te la fai mancare? No, un fagiolino no, assolutamente, e intanto si fredda. Poi assaggiamo i fagioli, se veramente i fagioli corallo sono come li fa mia madre, buonissimi, colore ancora giusto, che una roba scura, brutta, ossidata, no? Allora, consistenza che si mastica, cioè si sente sac, poi la dolcezza del pomodoro, della cipolla, dell'olio buono, del basilico, ma che volete di più? Poi, se, come se non bastasse, quindi questi vanno rifatti, 2 euro al chilo, ragazzi, eccezionale, guarda qua, guardate questo qua, il pane si è leggermente bagnato, guardate qua, una bontà, buonissimo, soffro, con il fuoco in bocca, però posso dirvi una cosa, una bontà, quindi sempre stagionali, economici, ma una bontà, provate, fateli, tanti di voi li conoscono, fateli. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo, quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video, e poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like, oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.